Carissimo Giorgio, ben trovato. Anche a te, anche a te. Allora, guarda, dimmi. Rocca di Cave, 35esima sagra del Marrone, 1, 2, 3 novembre, quindi è già passata. Invita Letta, invita Letta, invita, invita Letta, Angelina Alfano, invita Letta alla sagra del Marrone. Senti una cosa, io non, sì, amo, io non amo la cinematografia francese, ma ieri sono stato costretto da alcuni amici a vedere un film francese molto interessante. Ah, da alcuni amici, nel senso che sei andato proprio al cinema? No, a casa di amici. Sono stato costretto a vedere un film. Devo dire, ripeto, che a me la cinematografia francese non piace per tutta una serie di motivi, per i soggetti, troppa psicologia nei film. Sono come ritmo, sono lenti, parlo di alcuna cinematografia naturalmente. Oltre tanto è vero che non è un gran cinema, perché malgrado tutto, malgrado la messa in gioco di capitali e di volontà anche di imporsi a livello internazionale, la storia del cinema francese è finito il grande cinema degli anni 40, perché lì è stato veramente il cinema dei Renoir, il cinema dei surrealisti, quel genere. Tolto quello e tolto alcuni ma pochissimi film della Nouvelle Vague, ma proprio veramente pochissimi, e il resto il cinema francese è squallido, non ha i ritmi giusti, non regge. No, ma soprattutto sui ritmi, sui tempi, la sceneggiatura per me è un po' troppo pesante rispetto a quelle italiane. Ma al di là di quello, poi c'è da dire che diventa un circolo vizioso, no? Cioè la cinematografia deve creare il VIP e il VIP a sua volta crea la cinematografia. Faccio esempio: un Totò, un Anna Magnani, un Gassman, un De Sica, che a sua volta il personaggio, il grande attore sorregge anche il film sorregge il personaggio. E loro non hanno avuto questa grande tradizione né di registi né di grandi attori, benché ci sia Jean-Paul Belmondo, benché ci siano tanti attori francesi, insomma, che hanno lavorato anche in Italia, alcuni attori francesi. Ma poi intendiamoci, i grandi attori del cinema francese sono tutti di origine italiana. Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, proprio italiano, italianissimo. C'aveva anche una faccia, un comportamento tipico dell'italiano. Serge Reggiani, i primi nomi che mi vengono in testa, no? Poi tra l'altro di Jean-Paul Belmondo ricordo l'unico film veramente degno, che era A bout de souffle, fino all'ultimo respiro. Vabbè, era il nostro, anche se so che il parallelo può sembrare un po' forzato, però era il nostro Franco Califano, Jean-Paul Belmondo, insomma. Va bene. Sì. Sì, ecco, sì, appunto. Detto questo, è vero, hai perfettamente ragione, quel tipo di faccia lì. Detto questo, solo che Califano era uno che ha fatto delle grandi poesie e ha scritto delle bellissime canzoni. Anzi, dirò di più, tutte canzoni che passavano come non sue, per quello poi praticamente queste canzoni hanno avuto successo. Poeta indiscusso, a me ha preso tantissimo. Figlio mio, che io invito a chi non la conosce di andarsela ad ascoltare. Figlio mio. Allora, detto questo, torniamo al film che ho visto. E appena l'ho visto mi sono ricordato di te che ti dovevo fare una domanda. Allora, il film era ambientato negli ultimi anni di dominio della Francia in Algeria, 1960-1965, in cui gli algerini si stavano riprendendo la sovranità, visto che siamo in termini di sovranità, e quindi c'erano i cosiddetti rivoltosi contro l'esercito francese, e quindi si sparavano, c'erano algerini contro algerini,
La cosa... Cavolo, ma la guerra d'Algeria è stata una delle guerre più crude che si possa pensare. Ma ascolta, questo film, ripeto, abbastanza veritiero, benché il soggetto doveva rispondere a, doveva rispondere a questioni di tempo, di marketing e di vendita del film, ripeto, quindi aveva dei passaggi sicuramente emozionali, però raccontava delle cose molto vere. E due o tre scene te le voglio raccontare velocemente, perché poi da queste scene arriviamo alla domanda che ti voglio fare. Praticamente cosa succedeva in una scena di questa? C'era un soldato algerino che militava all'interno dell'esercito francese, quindi diciamo dell'esercito regolare, perché ripeto, siamo in un'Algeria dominata, in cui ancora c'è il regno francese, mentre i rivoltosi che erano algerini... No, il regno proprio no, colonia, dai, colonia. Ma poi non era nemmeno, attenzione, chiariamole bene le cose anche da questo punto di vista. L'Algeria è stata l'ultimo lembo di quella che a suo tempo era stata la grande potenza coloniale francese. Ricordiamo che la Francia aveva, prima di perdere l'Algeria, aveva perduto l'Indocina. E lì c'è tutta una mitologia dell'Indocina, perché la Francia si è battuta, soprattutto si è battuta la legione straniera in Indocina, e lì hanno perso dopo quella famosa avventura che è stata costituita da Dien Bien Phu, che fu l'ultimo tentativo dei francesi di rimanere in Indocina. Quindi ricordiamoci che poi l'Algeria è stata, attenzione, queste cose magari le sapranno in pochissimi, è stata poi la seconda guerra di indipendenza che la Francia ha dovuto affrontare dopo quella del Vietnam, che poi è diventato Vietnam, l'Indocina, no? L'Indocina era composta, l'Indocina francese era composta da una serie di paesi, di cui il più importante è stato il Vietnam, perché poi ai francesi succedettero gli americani e il Vietnam è stata un'area di battaglia in cui si è combattuto per altri 10 anni. Certo. I combattenti di Algeria, guarda che sono cose molto importanti quello che ti dico, i combattenti di Algeria erano pertanto coloro che e provenivano dalla guerra di Indocina. Sì. E anche lì si è trattato di una guerra civile anche interna all'Algeria. In Algeria, oltretutto, c'erano moltissimi francesi che erano chiamati pieds-noirs, cioè gente che era figlia e nipote di francesi che c'erano stanzionati in Algeria e si consideravano proprio cittadini francesi a tutti gli effetti, pur essendo nativi dell'Algeria, così come gli algerini si consideravano propaggine della Francia. Questa è la ragione per cui, e adesso capisco anche lo spirito del film, si trovarono in file contrapposte algerini che avevano combattuto per la Francia in Indocina e continuavano a stare con la Francia, e moltissimi altri che, avendo appreso dalla guerra di indipendenza vietnamita, dai Viet Minh, avendo appreso le tecniche della guerra rivoluzionaria, stavano ovviamente per la difesa per la conquista della propria indipendenza come algerini. Quindi, fammi finire il racconto. Questo è stato un grosso elaborato culturale della cultura dell'intera Europa, che ha vissuto e metabolizzato tutta una situazione che voi più giovani non potete nemmeno percepire, ma noi abbiamo vissuto in maniera molto intensa questa questione.
Perfetto. Perché dopo c'è stata un'implicazione dell'OAS, la famosa OAS, che si ribellava alla politica di De Gaulle. Ma comunque entriamo nel merito tuo, poi dopo eventualmente no, diciamo queste cose. La domanda poi la dobbiamo ribaltare sul fronte italiano. Perché sì, ripeto, dopo che io ho visto una scena, dopo che ho sentito una scena, mi è venuta alla mente di farti questa domanda. Però fammi raccontare in breve il film, perché sennò è difficile poi arrivare a questa conclusione. Sì, allora, tu raccontalo, perché io lo immagino, sto cercando un documento importantissimo, mi è venuto in mente adesso. Tu vai avanti per i nostri amici. Allora, praticamente il film era questo. C'è la guerra di liberazione, diciamo così, dal dominio francese, e quindi si trovano a combattere algerini che sono in rivolta contro altri algerini che però erano nell'esercito francese, insieme a francesi veramente provenienti proprio dalla Francia. In questo film arriva un capitano dalla Francia, tutto fresco, pulito, si ritrova nel bel mezzo della guerra, dove praticamente vede che i sergenti maggiori facevano delle torture agli algerini per cavare delle notizie, e lui era contrario perché era appena venuto dalla Francia, aveva le idee democratiche, mentre il sergente che era lì in Algeria da più tempo di lui applicava le torture per cavargli le notizie dalla bocca. Se non che a un certo punto si trovano scoperti su un villaggio, i rivoltosi gli sparano a questa missione, ne ammazzano parecchi e loro chiedono la copertura aerea. Arriva un aereo dalla base e praticamente butta le bombe al napalm, bruciando tutti i rivoltosi algerini. A un certo punto lui torna al campo, prendono un soldato algerino e mentre prima non era d'accordo a torturarlo, a questo punto lui diventa favorevole a torturarlo. Dopo aver torturato per aver estorto una notizia, riceve un viaggio premio in Francia e va a vedere un film. Questo film era un film di propaganda. Ed è qui la scena che è bellissima, perché a un certo punto lui vede tutt'altro di quello che stava succedendo in Algeria. La propaganda che girava in Francia infatti è: la Francia sta in Algeria, aiuta i contadini algerini a coltivare, aiuta la pastorizia, invece non era vero niente, andavano giù e avevano fatto addirittura, avevano ucciso un intero villaggio solo perché... come rappresaglia, perché avevano ucciso un soldato francese. Ma la cosa più bella è verso la fine del film. A un certo punto questo sergente prende un algerino che stava nell'esercito francese ma si era ribellato e quindi aveva defezionato e stava con i rivoltosi, e a un certo punto fanno il plotone di esecuzione e stanno per sparare a questo algerino. Questo algerino tira fuori la medaglia d'onore dell'esercito francese e se la mette al petto. Giorgio, fermati che adesso ti arriva la domanda. Fermati che arriva la domanda. Sì. Questo algerino tira fuori la medaglia, se la mette al petto, e la medaglia è onor militare per dell'esercito francese. Allora, a un certo punto, il sergente, mentre stava per ordinare di sparare, ha detto: fermatevi, non si può sparare contro una medaglia d'onore militare all'esercito francese, benché questo era un algerino. E il sergente gli chiede: ma questa dove l'hai presa? L'ho presa mentre combattevamo sulla linea di Cassino. Sulla linea di Cassino. Vabbè, dopodiché non gli sparano, perché come algerino avrebbero dovuto sparargli, ma come soldato francese con la medaglia al valor militare non avrebbero potuto sparargli. Lo liberano
e poi invece viene ucciso da uno stesso algerino per tradimento. La domanda è questa: ci spieghi nella seconda guerra mondiale quante altre nazioni sono state coinvolte con gli alleati, chiamiamoli così, tant'è vero che l'esercito noi ce la prendiamo sempre con gli americani, no? Però in effetti, a mia memoria, io mi ricordo polacchi, francesi, quindi algerini, e anche brasiliani. Da notare che quando si veniva nel fronte della guerra, algerini e francesi erano tutto esercito francese. Solo dopo gli algerini si sono messi a combattere contro i francesi, ma prima era lo stesso esercito. E direi di sì. Quindi la domanda direi di sì. Oltre agli americani, algerini e marocchini. Ora, oltre agli americani, no, che sappiamo che ci fu un primo sbarco in Sicilia, un secondo sbarco ad Anzio, un altro sbarco a Livorno, se non mi ricordo male, creando quindi, spezzando l'Italia in tre parti proprio per avere più fronti di attacco. Quindi ci vuoi spiegare, Giorgio, quante altre nazioni erano in gioco durante questa guerra? Allora, prima però, vorrei un momento soffermarmi, magari ne parleremo a fondo un'altra volta, vorrei soffermarmi, soprattutto per i nostri amici, perché sicuramente molti queste cose nemmeno le immaginano, siccome io però le ho vissute, io ho vissuto sia l'epoca, ero piccolo ma mi ricordo tutto benissimo, l'epoca del secondo conflitto mondiale, e l'ho vissuto proprio a fianco dei militari, per ragioni che stavano dove stavo io, e ho vissuto anche l'invasione. Oh, però, come dicevo, chiariamo un'altra cosa che è molto importante. L'esercito francese che ha invaso l'Italia era nominalmente francese, ma i francesi erano pochissimi, erano truppe di colore. Algerini e soprattutto marocchini, ai quali che erano comandati dal famoso generale Juin. Questo generale Juin era un generale francese che inizialmente ubbidiva agli ordini di Vichy, poi dopo lo sbarco americano in Algeria aderì alla compagine di De Gaulle, che era alleata, che era quella compagine di francesi che erano alleati con gli angloamericani. Queste truppe si resero ferocemente note per la violenza che fecero nei confronti della popolazione italiana della provincia di Frosinone e di Latina. Tant'è vero che oggi si parla ancora delle marocchinate, perché erano prevalentemente marocchini, ai quali gli ufficiali francesi avevano promesso di avere possibilità del sacco e quindi di violentare, fare quello che volevano, delle popolazioni italiane, qualora fossero riusciti a sfondare a Cassino. Sì, ricordiamo che quella fu una linea durissima da rompere. Io sento poco, si sente poco, come mai? No, dico, ricordiamo che quella linea fu una delle più dure da rompere, tant'è vero che si dovette colpire addirittura lo fecero per spregio. Dietro c'erano delle volontà di carattere religioso, culturale religioso, per cui per spregio
buttarono giù, per la stessa ragione per cui fu bombardata Dresda. Dresda non c'era nessuna ragione di bombardarla, fu bombardata perché rappresentava il culmine della cultura medievale tedesca, quindi ci sono delle cose ben precise. Diciamo che tutte le ricchezze contenute a San Maria, nella abbazia di Monte Cassino erano state preventivamente salvate dai tedeschi, i quali si immaginavano perfettamente che sarebbe successo questo. Tutti questi ben di Dio furono scaricati ad opera dei tedeschi, i quali fecero delle intere spedizioni di camion, avrebbero potuto utilizzarli per trasportare uomini e munizioni, trasportarono tutte queste bellissime opere d'arte in Vaticano. E questo la dice lunga. In conseguenza di questo, questo generale Julien diede la disponibilità ai marocchini di violentare tutte le donne, eccetera. Furono violentate 4-5 mila donne. E ne successe il finimondo, molte morirono, ci fu un massacro di persone, violentarono anche un prete, il quale morì di dolore, e questa è la realtà. Questo generale Julien, in massimo spregio agli italiani, fece costruire il cimitero di guerra algerino e marocchino alla Camilluccia su Roma, in modo tale che questo cimitero incombesse proprio sulla città di Roma. Era allora, e c'è a tutt'oggi, a massima offesa del popolo romano. Dice: oltre ad averti violentato le donne, ti metto anche il cimitero sopra a Roma, in uno dei posti più alti di Roma, perché è Monte Mario. Il sottoscritto andò nel 1960 assieme a un amico a fare una serie di fotografie, sono riusciti a rimediarne una, che è questa, dove si vede il sottoscritto che sta segnalando alcune tombe. Ero sottoscritto, ero piuttosto giovane, eccomi qua, che col dito segna all'amico che fotografava alcune tombe che si vedono ancora bene. Chiunque può andare vede, perché è un bello spettacolo. C'è questo bellissimo cimitero, tra l'altro tenuto molto bene. Tornando al discorso della guerra di Algeria, che fu importantissima, il più grande scrittore di cose di guerra francese, Jean Lartigue, scrisse moltissimi libri per illustrare le ragioni e il retrascena di quella guerra, con tutti gli annessi e connessi, perché poi chi ha vissuto la mia epoca sa che fu l'epoca dell'OAS, del famoso OAS, cioè fu creata un'organizzazione segreta, fu fatto quando De Gaulle, andato al potere proprio sulla base della crisi algerina, decise che avrebbe dovuto per forza dare l'indipendenza all'Algeria, nacque, ci fu una rivolta di generali, cui moltissimi erano generali che provenivano dalla guerra di Indocina, esperti nelle tecniche di guerra non convenzionale che avevano appreso combattendo contro i vietnamiti di Ho Chi Minh, e fu una guerra molto dura, perché loro continuarono nella loro battaglia, in più si trovarono a combattere contro il governo di De Gaulle, il quale De Gaulle con un colpo di coda riuscì a riprendere in mano la situazione, e questi generali diedero vita a un'organizzazione segreta, operativa, che è durata per lungo tempo, che si chiamava appunto OAS. Non entro più nel merito perché il discorso sarebbe estremamente interessante, se qualcuno lo vuole sapere glielo dico. Molte propaggini dell'OAS erano operative anche in Italia, e c'era un grande fermento perché, e questo però lo voglio dire, perché gli elementi nazionalisti e ipernazionalisti, che erano quelli che non volevano cedere l'Algeria agli algerini perché ritenevano di combattere per l'Europa, per la presenza dell'Europa in quanto tale in Africa,
erano poi nella sostanza finanziati dagli Stati Uniti, dalla CIA, la quale CIA era molto interessata a interferire nella politica interna di De Gaulle, che all'epoca era potentemente contro lo strapotere americano alla NATO. Chiaro? Per far vedere alcuni libri di Jean Lartigui, io ho già fatto vedere quest'altro qui, questo è un testo fotografico che, come si può vedere, è di Jean Lartigui. Jean Lartigui, Le Dieu meurt en Algérie, è un bel titolo, gli dei muoiono in Algeria, e lui indicava gli dei nei cammelli, nei dromedari, no? Si vede anche la fotografia di un notissimo tenente dei Parà, qui c'è ad esempio un tenente dei Parà che sta morendo, che era molto noto, un nome molto noto, e proprio per far vedere com'era la realtà dell'epoca. Poi ci fu un bellissimo film di un grande regista italiano, Gillo Pontecorvo, diciamo che forse è stato il film migliore di Pontecorvo, intitolato mi pare proprio La guerra di Algeria, La battaglia di Algeri, il titolo del film di Pontecorvo. Sì. Oh, poi l'altra cosa che ti volevo dire è che io ho conosciuto, ed era conciato proprio male questo qui, e stava sempre male, lo ricoveravano sempre, l'ho conosciuto in un ospedale, uno che aveva, ecco qui, questo è il famoso tenente, adesso non ricordo il nome, che sta morendo e adesso lo stanno curando tutto ferito mentre sta morendo, eccolo qui. E il tenente del Vietnam, non importa, beh. Se qualcuno lo vuole sapere glielo dico. E questo amico, che faceva parte della legione straniera, era stato in legione, ci ha scritto anche un libretto che mi ha dato, dove ha citato anche il caso appunto di una campagna che loro avevano fatto nei confronti dei ribelli, dove questi ribelli si erano poi asserragliati all'interno di un palmeto, e lì con un aereo al napalm li hanno bruciati tutti. Lui lo scrive molto bene. Questi però erano ribelli, che erano quelli che avevano ucciso tutti un gruppo di cadetti francesi di una scuola militare francese, avevano tutti quanti decollati. Oh, allora faccio vedere due libri. Da questo libro ci hanno fatto anche un film. Sì. Molto, e questo è uno dei pochi testi, esatto, è uno dei pochissimi testi tradotti in italiano, perché ovviamente certe cose non bisogna conoscerle, non bisogna saperle. Il titolo originale di questo libro era Les Centurions, i centurioni. Il seguito di questo libro è intitolato Le Pretorien, ecco qui in edizione francese, perché in italiano non si può leggere, non è mai stato tradotto. Un libro che ha avuto un successo enorme, ricordatevi cari amici, questo autore Jean Lartigui, che è stato veramente un grande inviato di guerra, è un grande scrittore di cose di guerra. Ha scritto un po' di tutto per quanto riguarda la fine dell'impero francese, con tutte quelle battaglie che ci sono state, perché i francesi, come gli inglesi, hanno tenuto duro per quanto hanno potuto, poi alla fine hanno mollato, anche nel Congo francese, non dimentichiamocelo. Allora, detto questo, e chiarito bene queste cose, veniamo a noi. Perché gli eserciti che risalivano la penisola erano variopinti eserciti? Perché erano un esercito totale dell'ONU, era l'ONU che a un certo punto, proprio per ubbidire ciecamente al potere anglo-americano, aveva accettato di condurre questa guerra, quindi era tutto l'ONU che era contro di noi. Chiaro che poi questa ONU era rappresentato per lo più da alcune nazioni, certo, certamente da non tutte. Allora diciamo che i francesi erano costituiti prevalentemente da algerini
i marocchini. Così come è successo anche durante il primo conflitto mondiale, perché durante il primo conflitto mondiale al fronte i francesi schieravano i poilus, schieravano gente di colore, se ne guardavano bene loro, capite, di farsi coinvolgere, né più né meno di quello che poi hanno fatto gli inglesi, Se andiamo a vedere la composizione delle fanterie, dei famosi fronti, soprattutto Verdun, quelle zone lì dove ogni battaglia comportava la morte di 300-400.000 persone. I soldati delle colonie erano soldati di un figlio di Dio minore, no? È normale questo. Sempre minore. Erano più facilmente sacrificabili. Esattamente. Ti immagini. No, perché gli americani non facevano lo stesso, guarda chi mandavano all'assalto. Io ricordo sempre quando, nel caso nostro, io abitavo in una casa colonica alla fine della guerra, quando passò il fronte dove c'ero io abitavo in una casa colonica della mia famiglia e assieme ai contadini. E avevamo una strada, che proprio ci veniva in fronte, così, di fronte. Quando andarono via gli ultimi uomini delle retrovie tedesche, io me lo ricordo benissimo perché ho in mente, era verso mezzanotte e mezza luna, mi ricordo ancora un ragazzo, avrà avuto 15-16 anni, uno spilungone che ci aveva in testa, un elmo che era stato bucato da uno shrapnel, si vedeva perfettamente un buco enorme. Evidentemente era un elmo che lui aveva raccolto da uno morto, perché ovviamente se no non sarebbe stato in vita. Poi tutti a nascondersi nei fienili dietro, così, perché dici qui cosa succede, il finimondo. La mattina dopo, io che ero abbastanza coraggioso, guardavo attraverso una finestra e vidi uno vestito da inglese che solo soletto veniva avanti con un cercamine. E lo vidi che era a 300-400 metri di distanza, non c'era nessuno, c'era questo che veniva avanti col cercamine, roba da farsi ammazzare, perché qualsiasi cecchino l'avrebbe immediatamente sparato. Quando si avvicinò a circa 50 metri dalla nostra casa colonica, io gli andai incontro e vidi che era un negro, ovviamente, perché non è che fosse di un altro colore, è chiaro, no? Erano canadesi. Per cui noi avemmo la fortuna, devo dire la fortuna, perché in quel momento questi canadesi erano cattolici e ferventi oltretutto, e ritengo che li abbiano mandati lì in Romagna da noi con precise intenzioni, perché ho capito, sapevano perfettamente come dovevano trattare i comunisti romagnoli, capito? E poi noi avemo anche la fortuna di avere anche lì i polacchi. Allora mi dirai, perché c'erano questi polacchi? Perché erano i polacchi dell'esercito polacco, del cosiddetto esercito libero polacco, che quando ci fu la dissoluzione della Polonia in parte riuscirono a scappare, così come i francesi a Dunkerque di De Gaulle, che poi andarono in Inghilterra, e questi polacchi che erano comandati da Sikorski erano sul fronte dell'Adriatico. Anche questi polacchi erano ferocemente anticomunisti, perché io mi ricordo che un polacco durante una festa a Cervia, al teatro di Cervia, e questo qui aveva bevuto, c'erano tutti sti comunisti, qua lui ha preso non so quanti ne ha ammazzati, c'è ancora
c'è ancora la lapide con i nomi dei comunisti fatti fuori, hai capito, nel teatro di Cervia, tanto per dire qualcuna. Io poi ricordo molto bene, perché io poi mi trasferii dalla campagna a Cervia, e subito dopo il passaggio del fronte, 4-5 giorni, 10 giorni massimo dopo il passaggio del fronte, e mi ricordo benissimo che nella via principale di Cervia, che si chiama tutt'oggi Viale Roma, c'erano tutti gli attendamenti degli indiani. Degli indiani, gli indiani facevano parte dell'impero inglese. E ricordo questi omoni, erano uomini altissimi, quindi era era una razza speciale indiana. Non vorrei dire sicche, non lo so se i sicche sono. Io ricordo che noi rimanemmo veramente stupiti di questi uomini enormi, con questi enormi turbanti alti come minimo 2 metri, che erano accampati in Viale Roma, nel centro di Cervia. Interessante. Questo per quanto riguarda la partecipazione di truppe di altro tipo rispetto a quelle che potevano essere attese. Per quanto riguarda, invece, è molto interessante questo aspetto, per quanto riguarda invece i brasiliani, le truppe brasiliane, non mi viene il nome brasiliano, portoghesi, perché i brasiliani parlano portoghese, stavo per dire portoghesi. Questi brasiliani entrarono in guerra con molta riluttanza, perché i brasiliani hanno sempre disprezzato e sempre odiato gli americani, perché li hanno sempre visti per quello che erano, degli sfruttatori delle loro ricchezze. Talché a un certo punto fu mobilitato niente un po' di meno che Walt Disney, il quale, per creare una corrente di simpatia nei confronti degli Stati Uniti, creò quello splendido film che era intitolato Los Tres Caballeros, ambientato appunto in Brasile. Questo film fu fatto vedere a moltissimi brasiliani e creò una situazione psicologica per cui le pressioni economiche e finanziarie e quant'altro costrinsero il governo brasiliano a dichiararci guerra, e le truppe, si trattava presumo di una divisione, perché non credo che fosse più un paio di divisioni massimo, furono posizionate nel fronte della Garfagnana. Dove rimasero bloccate per parecchio tempo, anche perché lì ci fu la controffensiva italo-tedesca comandata dal generale Graziani. Certo. Quindi abbiamo visto. E anche quello fu un aspetto. Abbastanza positivo, perché loro si comportarono bene nei confronti dei nostri militari, laddove altri avrebbero magari potuto agire come era la loro abitudine, diceva pure gli inglesi, non è che scherzano con i nemici. Insomma, è per questo motivo alla fine che ci troviamo cimiteri polacchi, cimiteri brasiliani, e non so se esista quello francese argentino, quello non credo che esista, però magari argentino non certo. No, argentino. Francese, te l'ho detto, il cimitero francese. Volevo dire algerino francese proprio. Sì, alla Camelluccia. Alla Camelluccia. Vai a vedere alla Camelluccia. Come hai detto prima, e sono tutti lì con grande spregio nei confronti degli italiani, proprio per spregio nei confronti degli italiani. L'unico cimitero che è stato costruito in cima, incombente su tutta Roma. Ok. Voluto appunto da Julien. Bene. Che non era propriamente un gentiluomo. Hai colmato la mia
la mia lacuna in termini di alleati che hanno... Bisogna aggiungere altre cose, bisogna aggiungere altre cose. Adesso ti faccio vedere, ad esempio, ecco, questo è Sikorsky, vedi? Che poi divenne anche capo del governo in esilio, eccolo qui Sikorsky. Uh-huh. Quando uscì fuori la questione, quando uscì fuori la questione delle fosse di Katyn, che i tedeschi avevano scoperto, che era il massacro di ufficiali e sottufficiali polacchi ad opera della GPU, successo il finimondo perché fino all'ultimo giorno hanno continuato a dire che erano stati i tedeschi. Siccome però Sikorsky sapeva esattamente come stavano le cose, pretendeva che gli inglesi prendessero, lui stava a Londra, lui insomma stava con gli inglesi, pretendeva che gli inglesi prendessero posizione e creò un grosso problema. Prendeva che gli inglesi prendessero posizione contro Stalin. Ora, gli inglesi non avevano nessun interesse in quel momento di prendere posizione contro Stalin, per cui la presero nei confronti di Sikorsky. Per cui, e ti leggo la data perché è piuttosto importante, 1943 muore in un incidente aereo a Gibilterra, forse a seguito di un attentato. Capita. Soprattutto a chi aveva minacciato che avrebbe, se gli inglesi non avessero fatto niente per quelle vittime dei russi, avrebbe preso una posizione molto dura nei confronti del governo inglese, cosa che appunto non fu fatta semplicemente perché poveraccio salì su un aereo a Gibilterra e l'aereo è scoppiato subito. Oh, ti devo anche aggiungere che non c'erano solo quelli stranieri, cioè al di fuori delle regole, diciamo così, di quelle delle aspettative che operavano in Italia, c'erano anche i russi. I russi operavano coi tedeschi. Tant'è vero che io in un periodo dove ho soggiornato in un'altra campagna sempre di mio nonno, e lì c'erano... Aspetta, mi sono perso un passaggio. Come i russi stavano coi tedeschi? C'erano una marea di russi che stavano coi tedeschi. Ah. Sia russi reclutati, no? Che poi fecero una brutta fine, perché tutti questi poveri russi si consegnarono agli inglesi e gli inglesi li consegnarono ai russi, che ne hanno fatto una strage continua, e questi russi erano in parte di adesione spontanea e diretta, non so, come i cosacchi, i famosi cosacchi, no? Che erano stanziati però in Carnia. Ma poi c'erano tantissimi altri russi. Sì. C'erano mercenari. Io familiarizzavo con questi russi. Che tu sappia, no, assolutamente no. C'erano mercenari in Italia. Non c'era la assolutamente no. Non c'era la consuetudine. Gli unici che noi potremmo chiamare mercenari non sono dire quelli parola, della legione straniera, ma erano volontari. Ma sempre francesi. È ben diversa la cosa. L'uso dei... Allora, i legionari non erano presenti in Italia, ma furono presenti in maniera molto massiccia in Indocina, no? E in Congo, nell'Africa centrale e soprattutto in Algeria. Questi, ad esempio, queste sono tutte fotografie di parade della legione. Questi sono, vedi, che stanno facendo una spedizione, vedi? Sì. Sulle montagne dell'Atlante, completamente innevate, e loro stanno facendo un rastrellamento. Certo. Questi sono tutti i parà della legione, i famosi parà della legione. Allora, ti dicevo, questi russi, con i quali io ho familiarizzato quando ero ragazzo, vi andavo a vedere, perché accudivano i cavalli dell'esercito tedesco che li avevano messi nelle stalle di questa nostra tenuta vicino a Ravenna, e io parlavo con questi qui che
parlicchiavano italiano, mi dicevano tante cose, hanno fatto tutti una brutta fine, poveracci. Quelli però con cui io familiarizzavo così erano ex prigionieri di guerra che piuttosto di morire di fame nei campi di concentramento avevano accettato di collaborare in una posizione molto subordinata con le truppe tedesche. Va bene, perfetto, credo che abbiamo fatto un bel exploit su questa vicenda delle truppe alleate. Tanto è vero che si parla sempre di truppe multicolori che invasero l'Italia. Multicolori che invasero l'Italia. Bene, credo che per oggi è tutto. Al prossimo Full Immersion in un'altra vicenda storica, va bene? Esattamente, ricordatevi il nome Jean Lartegui, grande scrittore francese. Se vi capita di trovare una qualche traduzione in italiano, ma l'unica è questa qui, la rifaccio vedere, che all'epoca fu pubblicata da Garzanti, Morte senza paga, e tutto il resto era... Io ce li ho tutti i libri di Lartegui perché è una tale esposizione di fatti veri, ad esempio quanto ha riguardato l'Indocina francese, per quanto ha riguardato ad esempio tutte le altre guerre dell'Indocina, perché noi parliamo, identifichiamo l'Indocina con il Vietnam, ma non è il solo Vietnam l'Indocina francese, c'è la Birmania, c'era il Laos, c'era la Cambogia, era tutta Indocina francese, e tutti gli intellettuali comunisti che poi comandarono la cosiddetta ribellione, che era una ribellione, la guerra di liberazione, erano tutti intellettuali comunisti che si erano formati nelle università francesi. Certo, va bene Giorgio. Approfondiremo altri dettagli in altri full immersion che faremo. Per adesso ti saluto e ti ringrazio. Va bene. Ciao. No, l'unico l'invito di andare ai nostri amici, Letta. E finiscila. Letta. Andare alla Sagra del Marrone. No, non si riesce a fare perché non posso invitare... No. Non posso invitare delle persone ad andare a una sagra, vai alla Sagra del Marrone, perché non posso invitare. È sempre vero che con l'ironia si riescono a dire le migliori cose, però va bene, dai, un caro saluto, buona domenica. Ah, senti, no, aspetta, e poi sì. Ah, vabbè, quello l'abbiamo già fatto vedere, soprattutto niente... Sì, no, va bene. Niente giornalisti. Quindi quando questi vanno alla Sagra del Marrone... Non si devono portare dietro il codazzo dei giornalisti. Ciao, 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 ciao. Ti saluto.